Buongiorno, buongiorno col sole e buona domenica dalla vostra Pina and the Journeyman guidatore. Siamo in macchina, quindi chissà dove stiamo andando. Dopo una settimana e passa di pioggia battente, finalmente c'è il sole, sole, sole. Tra l'altro, io è un periodo che mi sentivo un po' down con questa pioggia, che non facevo più esercizio, non facevo più niente. E così oggi ci siamo detti: go, go, muovi qua il culo, go, go, go. E quindi stiamo andando nella verde green Brianza, nella provincia di Monza e Brianza, costituita da poco, in quei paesini lì, tutti vicino all'Adda. Per la precisione, stiamo andando a Porto d'Adda a fare una camminatina molto easy in realtà. Saranno 4 km andare, 4 km a tornare. Però voglio riossigenare tutto il cervello e riattivarmi, perché veramente non si può stare così fermi. Assolutamente no. Quindi mi raccomando, anche voi, quando c'è bel tempo, e non solo quando c'è bel tempo, andate e passeggiate e muovetevi. No, a parte gli scherzi, cioè l'attività fisica uno pensa sempre, l'associa alla palestra, al per forza fare cose pazzesche. Basta banalmente appunto una passeggiatina, un girato in bicicletta, insomma, cose easy però che ci fanno bene. E io penso che anche fare all'aria aperta sia molto importante, perché molto spesso c'è gente che corre solo sul tapis roulant, si chiude in palestra, invece andare fuori all'aria aperta a riossigenarsi fa veramente un gran bene. Qui ci sono dossi e rotonde come se non ci fosse un domani. Siamo arrivati a Porto d'Adda, abbiamo parcheggiato la macchina. Se volete venirci, veniteci presto perché i parcheggi non sono tanti. Ovviamente qui c'è un sacco di gente che va in bicicletta e corre, ma ho appena beccato una signora di 70 anni spaparanzata al sole in costume da bagno, quindi scegliete voi cosa fare. E cominciamo la nostra passeggiata nel verde. Io mi sto già rigenerando. Si vede che sono proprio sciura milanese, mi basta un po' di verde e subito sono super contenta. Alle mie spalle vedete la centrale idroelettrica che ha appena eletto il Duomo, che è la più potente del mondo dopo le Niagara Falls negli Stati Uniti d'America, al confine con il Canada dove la Pina c'è stata. Ma è figa questa cosa che la seconda ce l'abbiamo qua in Italia ed è una costruzione risalente al fine 1800, quindi pensate un po' come eravamo avanti noi italiani, nostro estro che adesso tendiamo a dimenticare. Fa un caldo della Madonna, sto sudando come un caimano, ma tutto bene, tutto bene, tutto bene. But I'll be yours to keep. What you give is what you get. I don't care to start a fight. Dove sei stato? Oh, magari. Quel mazzolino di fiori che viene dalla montagna. Sono molto intonata. Quel mazzolino di fiori che viene dalla montagna. E vado ben che non si bagna. La pianto, però mi è venuta un ricordo di gioventù di quando facevo il canto. Avete visto lungo il percorso ci sono un sacco di conche di Leonardo, così mi sento molto a Milano sui navigli. E adesso dove ci troviamo, Giammi? Santuario di Santa Maria della Rocchetta. Sempre molto felice quando parla con fine voi. 1300, sì. Questa è la scalinata da fare, che sembra difficile, ma dai, siete qua per muovere il culo, quindi possiamo farcela. Siamo scesi dalla Madonna della Rocchetta, la chiesa dove eravamo sopra,
e abbiamo deciso di fermarci qui, che c'è sotto praticamente una trattoria dove, se siete amanti della grigliata, questo è il posto giusto. Noi invece ci così facciamo una specie di aperitivino con formaggini di capra e salumi. Diciamo che il percorso che dovevamo fare non l'abbiamo fatto, però il giorno ha detto che abbiamo fatto comunque 5 km perché in realtà abbiamo sbagliato strada, siamo andati prima dalla parte, poi siamo tornati indietro e quindi comunque 5 km li abbiamo fatti. Io sto benissimo, tu Giammino con il tagliere in mano. Sto facendo il cameriere. Giammino mi sa che è un po' allergico perché continua a starnutire, eh? Giammino. Ah, stai con me? Sì, con la forchetta proprio. Sì, può essere. Vabbè, comunque adesso noi mangiamo così. Queste cosine qui e poi ci rifacciamo altri 4 km che secondo me non sono 4 perché appunto avendo sbagliato strada di là siamo tornati indietro, probabilmente saranno 2-3, però vabbè, comunque un pochino abbiamo camminato. La giornata è splendida, il posto è meraviglioso, il Giam intanto sta azzannando la focaccia ripiena, che qui non bisogna perdere tempo, Giammi? Assolutamente. Punto. Che bellissima giornata, potrei stare qua tranquilla, ci voleva staccarsi dal computer, dal tutti gli aggeggini elettronici. Respirare. Come and save my soul. I don't care what you and me. I don't mean to start a scene. When I feel that way, I guess it's you against the world. But we know. Walking cittadino, istruzioni per l'uso. Allora, uno, anche se sono i primi soli, anche se vi sembra di andare così a passeggiare nei boschi, nel parco, crema solare sempre, perché in realtà anche adesso stiamo prendendo il sole. Io 50 più più. Poi, come ho già detto, acqua e scarpe comode, e per scarpe comode non si intendono le sneakers, ma scarpe buone, quindi Nike, Puma, insomma quello che vi pare, ma scarpe che servono non per correre, perché un conto è la corsa sul tapis roulant e un conto è la camminata, diciamo on the road. Le mie sono scarpe da per fare aerobica, che ammortizzano, e sono venute molto utili in Vietnam, ma anche adesso. E anche se dovete fare una sessione di shopping, cioè se andate a vedere una città e fate un casino di shopping e comunque camminate 10-12 km, la schiena ne risente, tesori, nei miei. Quindi la scarpa è molto molto importante. Poi ovvio, se si vogliono fare camminate, trekking più serie, ovviamente lo scarponcino della montagna. Per la scelta delle scarpe, io parlo per le Nike perché ho le Nike, affidatevi a centri specializzati, perché vi sanno consigliare sul serio. Infatti il discorso di non quelle da running lo so, perché ho parlato proprio col tipo di Nike Italia. Quelle da corsa, quelle che hanno la punta diciamo un po' più su, sono fatte apposta ed esclusivamente per il tapis roulant, quindi se voi poi le usate per camminare in giro, bene non vi fanno. Ma questa è una cosa che ci tengo molto a dirvi. Come ho detto, questo è un vlog, muovi quel chiletto col sole. Uso la parola brutta, lato B, in senso simpatico, perché è anche un po' il mio hashtag, chi mi segue sul blog lo sa, non perché io ami usare le parolacce. La nostra passeggiatina finisce qua. Se ti ho dato così un'ispirazione per un prossimo giro e fatto venire voglia di uscire di casa e camminare, pollicione in su! Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale che la Pina è contenta. E tanto sole a tutti! Un bacione e al prossimo vlog. Ciao!